2016 che inizia con i fuochi d'artificio, fra pochi istanti infatti inizierà la finale di Coppa Italia di eccellenza tra il Vesna e il Flaibano. Primo pallone dell'incontro sarà giocato dai Flaibano, che inizia da sinistra verso destra, i vostri teleschermi in maglia classica giallo-nera, mentre il Vesna gioca in maglia blu e banda bianca. Scusami Flaibano, un'azione in aria, va giù, a terra, calcio di rigore! Calcio di rigore atterrato proprio Sonny Bivi, partiti neanche da due minuti, come sempre non ho preso il cronometro, amici da casa, mi dispiace, proprio una cosa che non riesco a fare. Partiamo adesso con due minuti di ritardo. Subito Bivi, che l'ha chiamato a fare una parte da protagonista, dato anche l'assenza di Vitt dopo una squalifica quanto rocambolesca. Calcio di rigore quindi per il Flaibano, che può cambiare l'equilibrio di questa partita dopo due minuti. Dal dischetto pronto Mario Namio, o Namio, sfidare Carli, Namio contro Carli, Carli che non è il portiere di Coppa ma è il portiere titolare, scelto oggi da Sandrin, parte Namio, spiazza! Palla da una parte, Carli dall'altra, dopo 2 minuti e 30 secondi, avanti nel punteggio il Flaibano, ed ecco qua, subito una sorpresa mister Rossi. Sì, certamente la prima azione del Flaibano, peraltro condita da qualche giocata di prima e qualche bel passaggio all'interno dell'area di rigore, e sono riusciti a presentarsi quasi davanti a Carli. Bella palla di Bojovic e arriva il gol, sembra un autogol, esulta Potenza, ma mi sembra un tocco di Flaibano. Che partita amici, quinto minuto, esultanza anche sopra le righe di Potenza, ma si è scrollato parecchio nervosismo di dosso il numero 3 del Vesna. Certamente sì, diciamo che c'è stata una gran palla di Bosicic all'interno dell'area col suo sinistro, l'ha fatta girare dietro la difesa e il giocatore che doveva fare un pochino di diagonale più stretta del Flaibano non l'ha fatta e ha approfittato Kerpan per mettere la palla in rete. Adesso il Vesna sugli scudi, sempre Bojovic, rampa per Zoglia, Zoglia salta un uomo, trova spazio Zoglia, va per concludere, miracolo di Cicutti, ancora Potenza, ma cicca il numero 3, ma che azione dell'airone di Sistiana. Kerpan rimessa lunghissima, spizza Zoglia, arriva, gol, gol, sembra Venturini, è proprio Venturini con Kosmač. Altro gol strano, esultano tutti e due, altro materiale per la moviola, ma il Vesna, grazie alla rimessa lunga chiamata dalla nostra squadra tecnica mister Rossi, arriva la spizzata di Zoglia e il gol tra Venturini e Kosmač a metà, poco chiaro, chiaro è che il Vesna avanti 2-1. Scusami, tengo la linea perché Zoglia è scatenato, tergiversa un po', poi serve bene, 1-2 con Venturini, è buono, è un rigore in movimento, è un rigore in movimento, è Zoglia, l'airone di Sistiana, 13 gol in stagione, robo dance alla Peter Crouch, ve lo ricordate l'attaccante del Liverpool, mette il suo sigillo, segnatevi questo nome amici da casa, Zoglia, classe 97, 13 gol in eccellenza, un assist e un bellissimo gol, partito tutto da lui, dai e vai, quasi cestistico con Venturini. In questo momento mi dispiace per Flaibano, ma veramente Vesna sembra di un altro livello. Sì, effettivamente anche in questa azione la qualità dei avanti del Vesna si è fatta sentire, un triangolo 1-2 chiesto da Zoglia e concretizzato dentro l'area di rigore ha permesso allo stesso di entrare, di trovarsi davanti a Cicutti e con un rigore come detto in movimento ha messo dentro sul palo corto. Intanto Tisciotto semina il panico nella difesa del Vesna, salta quattro uomini, alla fine fa partire il tiro, sembrava veramente Ronaldinho Gaucho. Scusami, può ripartire Bivi, slalomeggia, porta a casa il fallo e vantaggio, alla fine arriva il fallo. Giallo a Disna, sacrosanto. Bivi, diciamo, ha la qualità per cercare di rimettere in carreggiata Flaibano. Sì, ha delle buonissime qualità tecniche. Tra l'altro, un baricentro basso è molto difficile portargli via la palla.
Secondo me dovrebbe cercare di trovare un pochino di più Rossi e Namio negli inserimenti, perché se si intestardisce a giocarla da sola, poi dopo l'avversario trova le contromosse. Trentesimo del primo tempo, 3-1 il punteggio in favore del Vesna, però c'è una punizione leggermente fuori l'area di rigore, buonissima per il Flebano. Ci va proprio Rossi, credo. Ci va Rossi, Marco Rossi, barriera posizionata con 5 uomini del Vesna e uno, Righini se non erro, no anzi Gallinelli, a dar fastidio alla visuale di Carli, rincorsa corta per Rossi, tiro però da rivedere, un eufemismo. Tanto Rossi! Cerca subito di riscattarsi, di togliermi poi di bocca, perché con un tiro a foglia morta, reso leggendario da Del Piero negli ultimi 20 anni, giusto per non fare paragoni pesanti, stava per riaprire il match. Attenzione, gran palla, scusami, arriva il tiro di Namio che stava a fare il suo secondo gol, paratone di Carli, 7 uomini di Flebiano in area, c'è parecchia calca, parecchia maretta, dietro anche Zoglia con i suoi centimetri può far comodo a difesa di Carli, va tutto bene, calcio di punizione da Rossi, tocca a Rebestini, nulla di fatto, attenzione che non si intendono bene, il Flebiano, errore di Tissio, Zoglia 1-0, sgroppa l'erone Zoglia, rischia a prendere il tempo, poi gol, gol ancora dell'Airone, che giocatore! Ricordatevelo, segnatevelo questo nome, perché fra un pochi danni l'avrete nella lista del fantacalcio, ve lo spartirete a suon di milioni. In effetti c'è stato un misunderstanding fra i due difensori, e sono rimasti larghi su quella palla lì, nessuno dei due è andato a prenderla, l'ha presa Zoli, ha fatto 50 metri di galoppata con la palla al piede, non sono riusciti a recuperarla, è entrato dentro l'area e l'ha messa di piatto sul secondo palo, un gran gol sinceramente dopo 50 metri di galoppata. Arriva la fischio, scusa se ti interrompo, arriva il fischio di fine primo tempo senza recupero, rigore punteggio Flebiano 1, Vesna 4. Nuovamente assieme Giambosio, assieme a mister Moras e Rossi, per questo secondo tempo della finale di Coppa Italia di eccellenza tra il Vesna e il Flebiano. Il primo tempo è finito 4-1, ripartenza, queste sono quelle più pericolose, gran palla di Zoglia per Kosmat che non ci mette il piede, senza paura esce Cicutti, qua è stato bravissimo. Calcio d'angolo, prima partita per il Flebiano, batte Rossi, chiama lo schema, tutti i saltatori in area, anche Gallinelli, pericolo numero uno, esce bene Carli, Rebustini prova il tiro, ne esce una cosa a metà, era una sorta di ciabattata telecomandata che si stava insaccando in fondo alla rete, Carli bravissimo a capire la traiettoria del pallone, a deviarlo in calcio d'angolo. Nulla di fatto, arriva di gran carriera il capitano Righini, tira per disimpegnarsi, ma ne esce qualcosa di pericoloso. Carli controlla, ma la mia sensazione era che se il tiro era indirizzato bene, si sarebbe spento dietro le spalle di Carli. Una delle rare volte che il Vesna attacca sulla destra, Venturini lo assiste, in qualche maniera recupera il pallone, si invola in area, rischia il rigore, Pontoni ancora, servito Zoglia, tocco da biliardo, Zoglia cerca la sua tripletta personale, se segnava così gli firmavo anch'io il pallone. Sì. Certamente Inzaghi era proprio il prototipo del giocatore che aveva il fiuto del gol, che giocava sempre sulla linea dei difensori cercando di andare a rubare. Rossi! Un pallone buono, un gol! Eccolo qui il bomber di Flebiano, eccola qui la partita riaperta, siamo al 16° minuto del secondo tempo se lo studio del sole non mi inganna, grandissimo gol, un stop e un tiro. Stop e tiro in un mezzo secondo, sì e no, è stato tutt'uno e l'ha incrociato di destro sul secondo palo dove Carli non ci sarebbe riuscito ad arrivare mai.
gol è giunto al 19esimo, quindi in questo momento siamo al 22esimo. Grandissima palla per Rossi, che però secondo me fa un movimento in uscita, forse doveva fare un movimento in incontro per cercare di superare Carli. Pronto Rossi, gran movimento in area, si smarca Gallinelli, per lui pallone, c'è un tocco, sembrava indirizzato verso la porta, l'effetto ottico ci ha leggermente fregato. E ci è mancato poco che non potesse cercare. Attenzione, scusami Rebocchina, per mettere un po' di pepe in questo finale, sbaglia, Rossi ha la palla per dare problemi cardiocovascolari a Sandrin in questi ultimi 5 minuti, scusate la battuta non delle migliori, Rossi sbaglia una cosa clamorosa per lui. Poi lui cerca su sinistro, rallenta un po', finta il passaggio, finta di sopracciglio, gran palla per Venturini e stanno nella rete, illusione del gol, vicino alla manita il Vesna, però mi sento di dire passivo troppo pesante sarebbe stato, perché Flebano non dico merita di giocasse fino all'ultimo secondo, ma 5 gol su Groppone non se ne meritava. Vediamo se metterà la ciliegina sulla torta il Vesna, una torta comunque buonissima quella appena sfornata dal Vesna. Cerca di sorprendere il portiere sul suo palo e arriva anche il fischio finale. Arriva il fischio finale che sancisce la vittoria storica della Coppa Italia d'Eccellenza del Vesna. Complimenti all'allenatore Luigino Sandrin, al presidente Roberto Vidoni per questo grandissimo risultato. Complimenti anche al Flebano che comunque ci ha messo tanto 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 cuore in questa partita.